Cos'è l'amore? L'amore pensavo che fosse un meraviglioso prato verde, pieno di fiori di ogni tipo. Poi incontravi qualcuno di cui ti innamoravi, come quella pianta, esempio, e la facevi tua appassionatamente, credevi che ti fosse, diciamo, possessivamente, solo unicamente per te. E così gli hai fatto intorno un recinto, un sostegno, già per sostenere quell'amore che era unicamente esclusivo, tuo. E così, man mano, quando poi il tempo passava e quell'amore spariva, soffrivo. Soffrivi perché non capivi e andavi avanti perché hai bisogno di sentire di amare qualcuno, bisogno come la stessa aria che respiri, e così poi incontravi ancora un altro e lo stesso facevi, piantavi il seme dell'amore e intorno i pali perché non potesse fuggire, perché potesse essere solo unicamente tuo, quell'amore senza il quale non potevi vivere. Ma anche quello poi dopo un po' andava, ti tradiva, ti abbandonava. Già, un amore grande come il cielo e così piccolo, da fuggire anche dai paletti che le mettevi intorno. E così quel prato verde dell'amore, che è la vita che ti insegna ad amare, rimaneva desolatamente vuoto. Solo dei fiori, fiori di speranza, perché potesse ancora succedere di poter ritornare ad amare, ma non sapevi chi. E così via via, man mano, tanti alberi, tante piante che crescevano, le piante dell'amore. Però, dopo un po', qualcosa succedeva, ti staccavi o si staccava, e tornavi sempre su quella collinetta, desolatamente vuota, verde, di speranza, ma senza quell'amore che tanto desideravi, fino ad arrivare al momento di capire che l'amore è libero, devi saper continuare ad amare se vuoi veramente non soffrire ogni volta che qualcuno ti lascia. Sì, perché l'amore è come quell'albero, quel piccolo alberello che adesso hai incontrato, hai capito, l'amore è libertà, tu continuerai ad amare colui che ti ha lasciato, perché l'amore è questo, l'amore vuol dire lasciare libero chi si ama, perché faccia le sue scelte. L'amore, l'essenza dell'amore ti insegna che sarai sempre felice di amare, anche qualcuno ti vuole lasciare, lascialo perché è la sua scelta e se lo ami veramente avrai imparato ad amare.